Siamo alla Maison di Antonio Notaro, dove si producono abiti da cerimonia bellissimi. Un'altra delle aziende in enorme difficoltà, perché come sapete con l'emergenza coronavirus la gran parte delle cerimonie sono state annullate, e questa eccellenza italiana, questi straordinari abiti che vestono tantissime donne durante le cerimonie, purtroppo sono rimasti per lo più appesi sulle brucce. E queste aziende sono state abbandonate, il settore delle cerimonie è stato abbandonato, come tante volte abbiamo detto in passato, abbiamo fatto diverse proposte che non sono state prese in considerazione. Allora ci torniamo oggi perché su questo tema i riflettori non si devono spegnere, perché Fratelli d'Italia c'è.